Ciao a tutti, speciale, anzi specialissima puntata all'ipogrammatica, dove in un carosello del 1962 si recita Francesca da Rimini con una specialissima regola restrittiva, ossia dicendo soltanto i nomi geografici di comuni italiani. Di A piedi nudi nel parco, rappresentato al nuovo nel 1993, ne abbiamo già parlato per via di Sergio Castellitto. Ne riparliamo per Lauretta Masiero. E mi sono tirato a lucido per Lauretta Masiero perché vedrete, è una puntata davvero speciale. Fu una grande artista, Lauretta Masiero, cominciò come ballerina, poi passò al teatro brillante e poi anche a quello drammatico. Nello spettacolo Castellitto è Paul, che nel film è Robert Redford, e Margaret Mazzantini è Cori, che nel film è Jane Fonda. E Lauretta Masiero è Ethel, la madre di Cori, che nel film è interpretata da Mildred Natwick. Rico Filina presenta Giovani e Brillanti con Lauretta Masiero e Alberto Lionello. Siamo nel camerino di due attori giovani e brillanti. I giornali parlano di loro, il pubblico li applaude. Successo anche stasera, eh? Pare di sì. Sai che verso il finale ho avuto un momento d'amnesia. Potevi fare come quella volta a Belsingen. A Belsingen, è vero? Al momento di andare in scena con la Francesca da Rimini, abbiamo scoperto di aver lasciato il copione in Italia, un testo difficilissimo, come E sperando che ricordarselo? nessuno conoscesse la nostra lingua, abbiamo preso il primo libro italiano che ci è capitato e abbiamo recitato quello. Era l'elenco dei comuni d'Italia. Biella, Taceno, Pontremoli, Bastia, Ancona, Ancona, Ancona. Regione. Piacenza. Siena. Udine, Battipaglia. Stiglia, Cesena. Ah, Verona, Pordenone. Io la veno, mentre voi usmate, carnate, vi mercate a Vicenza. Modena, Modena, eh? Santiago, Santiago, abbiate grazia. Nogara, Morifora. Osta. Corneto, Como, Corneto, Mori. Oh, Sassari, Campobasso, Vado, Nuoro. Finale Ligure. Vittorio Veneto. Ci salvarono le intonazioni. Uno solo capì tutto. Ma era un italiano e ci perdonò. Per tutti gli altri andò benone. Sempre bene, brava. Senza fattare la meraviglia. Sono cose che capitano a persone di successo. D'altra parte si nota subito che sono persone alle quali non può mancare il successo. Sono giovani, brillanti, simpatici. Hanno fascino, vestono con accuratezza e soprattutto hanno dei bei capelli. Sì, perché sulla scena e nella vita usano brillantina tricofilina. I capelli sono importanti. Ben curati e pettinati vi donano un aspetto simpatico e attraente. I capelli vivono con voi e dicono tutto di voi. Nutriteli e curatevi con brillantina tricofilina. Sarete sempre ammirati e avrete successo nella vita. La brillantina tricofilina rende i capelli splendenti senza appesantirli. Scegliete la confezione spray per una pettinatura ancora più soffice e moderna. Shampoo e brillantina tricofilina. Capelli più belli perché sani. Tricofilina. Anche Alberto Lionello lo ritroviamo al Grande Teatro nel dicembre del 1987, è il protagonista con Erika Blanc, dell'Egoista di Carlo Bertolazzi. Tra tutti i caroselli visti, questo è annoverabile fra quelli più teatrali. Abbiamo visto il teatrino di Olà fatto da Tognazzi Vianello. Qui abbiamo visto una meravigliosa, simpatica parodia del teatro. Ciao a tutti!